Ehi, sono io. A cosa dobbiamo la mobilitazione? Sembra che il nostro amico Schultz ci sia ricascato. Shock, non l'avevano rilasciato sulla parola. Già, non puoi più fidarti di nessuno. Tranquilla, Herman è un pasticcino. Sarà di nuovo a Riker in tempo per la cena. Ho appena cenato con la mia ex dopo averla salvata da criminali in maschera e ora devo vedermela con un folle che usa le onde d'urto per le sue malefatte. Che vita straordinariamente normale che hai, Peter Parker. A tutte le unità, abbiamo un possibile rapimento. Servono altri agenti a Times Square. Passo. Peter, solo una domanda. Le attrezzature che hai costruito per il tuo amico non sono rimaste in laboratorio, vero? Per me non è un problema, ma se il comitato dovesse tornare... Non si preoccupi, Doc. Sto sempre attento a non lasciare nulla in giro. Ma la ringrazio per l'interessamento a nome del mio amico. Ha già fin troppi nemici in città. Quel buffone di Jameson e il suo branco di pecore. Ma per favore, chi ambisce a compiere grandi imprese non può cedere di fronte all'arroganza. E mi riferisco anche a lui. Parole sante, Doc. A presto. Serve assistenza ai civili coinvolti in un grave incidente. Convergere alla Bowery. Ciao, Herman. Sul serio? Arrenditi, non mi prenderai mai. Questa l'ho già sentita. Non voglio ferirti, non faresti che rallentarmi. Beh, gentile da parte tua. A che ti servono i soldi? Che te ne importa? In effetti niente, volevo solo fare conversazione. Ma immagina che meraviglia se riuscissimo a stabilire un legame emotivo! Aspetta, dimenticavo! Tu non provi emozioni! Avanti, Herman! Questo gioco del silenzio non è divertente! Herman! Che c'è? Rispondi solo se ti chiamo Shocker! Signor Shocker? Muoviamoci!
parliamo. Ho detto, non voglio parlare. L'ho notato. Herman, seriamente, perché sei tornato a rubare? La polizia ti sta addosso! Sappiamo tutti che sei un po' stupido, ma non pensavo che fossi così stupido! Devi essere disperato! Questo significa che non stai rubando per te stesso, ma che lavori con qualcuno! O per qualcuno! Puoi dirmelo su... Herman, seriamente, perché sei tornato a rubare? La polizia ti sta addosso! Sappiamo tutti che sei un po' stupido, ma non pensavo che fossi così stupido! Devi essere disperato! Questo significa che non stai rubando per te stesso, ma che lavori con qualcuno! O per qualcuno! Puoi dirmelo subito o aspettare che ti faccia sputare il nome a pugni! Scegli tu! Ho detto abbastanza! Ah, mi sta seminando! Meno personalità di un cavo di rame. Ma il tuo costume è spettacolare. Mi daresti i dettagli tecnici? Forse dopo. Ottimo lavoro, Spider-Man. Hai scoperto il suo movente? Ci ho provato, ma non è un tipo loquace. In più, credo mi detesti. Non è l'unico, in effetti. Ma tu mi ami, vero Yuri? Ti tollero. Wow! È la cosa più carina che tu mi abbia mai detto. Ho qualche attimo libero. Forse è il momento giusto per indagare sulla maschera. Oh, MJ. Ciao, MJ. È ancora sveglia? Stavo guardando le ultime notizie. Stanotte hai fatto baldoria con Shocker, vedo. Sì, era stranamente combattivo. Comunque, grazie ancora per la cena. Come posso sdebitarmi? Un modo c'è. Hai ancora la maschera della galleria? Certo. In effetti stavo andando al Fist Center per chiedere un parere a Martin Lee. Martin Lee? Perché? È laureato in storia dell'arte. Magari può dirmi qualcosa sulle origini della maschera. Ok, ti
Tienimi aggiornata. Ho l'impressione che ci sia qualcosa di grosso sotto. E voglio essere io a raccontare questa storia. D'accordo. Quindi posso chiamarti sempre? Certo, sempre e comunque. Oh, quindi ci parliamo di nuovo. Forte. Sei pieno di rabbia, hai bisogno d'aiuto, rischi seri problemi di salute. Ok, so che è mossa da sincera preoccupazione, ma alla base c'è un fraintendimento che voglio chiarire. Io non sono pieno di rabbia, sono pieno d'amore. Io denuncio l'ingiustizia, la corruzione e i crimini contro l'umanità, perché amo questa città e spero di renderla migliore. La tensione che sentite nella mia voce è amore, nient'altro che... È quasi mattina. Lì dovrebbe arrivare a breve. Potrei fare uno spuntino. A quest'ora il signor Lee è nel suo ufficio. Peter, servi aiuto? Scusi il disturbo, signor Lee. Una mia amica, Mary Jane, fa la giornalista. Sta scrivendo un articolo su degli oggetti d'arte e ha trovato questa maschera. Vorrebbe avere il parere di un esperto, e siccome so della sua laurea... Questa probabilmente è la prima volta che mi serve a qualcosa. Fammi vedere. Interessante. Dove l'hai trovata? Non so di preciso. Perché, sa cos'è? La copia di un'antica maschera teatrale cinese. Non ne vedevo da anni. Questo simbolo si può tradurre con demone. Demone. Mio padre mi leggeva storie di fantasmi con questa maschera da bambino. Mi spaventava tanto. Peter, ascolta. Questa maschera... può essere collegata a gente pericolosa. Mary Jane dovrebbe lasciar perdere. Pensa che sia in pericolo? Ah, non lo so. Ma perché rischiare? Il simbolo nella maschera significa demone. Lee era terrorizzato. Non l'avevo mai visto così. Ti consiglia di lasciar perdere. Neanche per sogno. Tu credi che Martin ci nasconda qualcosa? No, ma sembrava come turbato da strani ricordi. A quanto ne so, ha avuto un'infanzia traumatica. Beh, può darsi. Demoni, eh? È un nome accattivante. Ok, mi metto a scrivere. A dopo.
Beh, direi che non potevo sperare di meglio. Molte grandi aziende stanno contribuendo. Offrono opportunità di lavoro o di formazione. Vedo nomi importanti. Purtroppo la Oscorp non è tra questi. Posso sistemare queste scarpe. Non è ora di cambiarle. E così mi hanno assunto. Zia May non è arrivata. Tutto merito delle referenze di May. La gente... Mi manchi. Sì, adoravo i cavalli, come tutti i bambini. Zia May dovrebbe toglierne qualcuna. È imbarazzante. Ah, sembravo un idiota. Beh, attraversiamo tutti quella fase. Ho un momento libero prima di tornare da Doc. Posso dedicarmi ai doveri di spy di qui in città?